Benvenuti, oggi in studio ci sono qui con noi il dottor Sempron, professore di fisica all'Università di Assi, e don Versace, prete della diocesi di Minosse. Saltiamo i convenevoli e veniamo subito al punto. Dottor Sempron, la comunità scientifica cosa ne pensa? Ci confrontiamo con una situazione indubbiamente complessa, mai vista in precedenza, assolutamente imprevista. Che cielo stellato si oscuri in modo generalizzato è difficilmente spiegabile. Non è un effetto locale della nostra atmosfera o del sistema solare, perché il Sole è sorto come in un giorno qualunque. La sua luce ci raggiunge con la stessa intensità e composizione spettrale di sempre. Ecco, volevo rassicurare chi ci ascolta. La stabilità della Terra e la vita sul nostro pianeta non corrono alcun rischio, essendo il sistema solare completamente dipendente dall'energia del Sole e gravitazionalmente stabile. Nelle ultime ore, poi, i maggiori telescopi terrestri sono rimasti puntati sui pianeti esterni. Nessuna alterazione delle loro immagini e delle emissioni elettromagnetiche da esse provenienti. Nessuna apprezzabile variazione delle distanze relative che non siano in accordo con la meccanica gravitazionale nota. Niente di niente, nessuna anomalia. Qualcosa però deve essere accaduto oltre i confini del sistema solare, ma ben all'interno della nostra galassia. Perfino Proxima Centauri, ieri notte, era invisibile anche i più potenti Grazie, telescopi. grazie. Don Versace, la Chiesa come potrebbe spiegare l'accaduto? La Chiesa non può non tener conto delle conclusioni tratte dalla comunità scientifica, che una volta esaminate non può ugualmente evitare di dire che sono inutili speculazioni, tentativi di spiegare qualcosa che in realtà non ha una spiegazione plausibile. Quel genere di spiegazione tanto cara alle menti razionali che hanno smesso di credere in ogni cosa che non siano loro stesse. La verità in realtà è molto più terribile ed era sotto i nostri occhi anche prima di questo straordinario fenomeno. Straordinario sì, perché questo non può che essere un segno divino, un messaggio disperato mandato da Dio per ricordarci che per quanto spingiamo lontano la vista dei nostri telescopi, per quanto le ipotesi degli uomini di scienza si avvicinano alla definizione dell'inizio e della fine di questo nostro universo, esisterà sempre un inizio precedente a quello scoperto e così per la fine.